diverso testo, che non era il testo che noi, conosciamo come il testo di questa cosa. Al mismo tempo, questa milonga campera che traeva una lettera, con un stilo che si cantava in la campagna. E la campagna, por supuesto, che la vita era molto più triste che in la città, perché la campagna aveva che lavorare per mangiare. Questa era una cosa sì o sì, non aveva. E la gente non era felice di lavorare del sol a sol, come si diceva, perché si levantava con il canto del gallo e si accostava quando era la notte tarda. Intanto tutta questa canzone, soprattutto del mio parere, sono del lamento. Bene, questa lingua aveva intanto una lingua prostibularia, delle parlaccia, e aveva una lingua che veniva della campagna, che era una lingua del lamento, anche della oppressione sociale, che questo è importante, perché questa gente quando cantava contava delle cose che le succedevano, che erano bruttissime, perché immagina che la gente veniva a lavorare alla campagna, soldi poco poteva guardare e lavorò tantissimo. E il pago praticamente era il cibo e lo guadagnava lavorando. Intanto era la mente di questa gente e la situazione sociale, perché intanto è una lingua che è la lingua del prostibolo, una lingua che è la lingua del lamento, e almeno hasta los años 1915-16-17 non cominciano a cambiare questo tipo di testo e lo stato. No, perché non esisteva questo. Hasta che il vero poeta, il poeta che avevano, cominciarono a espressarsi. E entonces fueron fatti una mistura delle cose, della situazione già della città, con la mescolanza dello che veniva. Adesso, famosa musica, che era molto buona, tenían un texto que venía de una otra época, que no se ha modificado. No se ha modificado, en tanto a volte uno puede bailar un tango que es bellísimo y sembra que es una cosa, ma el texto es un otro, que no se, seguramente no era lo que pensaba.